Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Paolo Bonolis è stato costretto ad interrompere il gioco durante Avanti un altro per via di un problema da parte del concorrente in gara. Ecco cosa è accaduto. Avanti un altro Bonolis. Avanti un altro è una trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis con l'affiancamento di Luca Laurenti, che dal 2011 intrattiene milioni di italiani nella fascia pomeridiana della rete. Avanti un altro, Bonolis interrompe il gioco. Il programma, inventato dallo stesso conduttore assieme a Stefano Santucci, spesso è stato interrotto per qualche mese per dare spazio ad altri programmi televisivi e per poi tornare nuovamente su Canale 5 con alcune novità introdotte in ogni nuova stagione. Il quiz vede le partecipazioni di alcuni concorrenti che, dopo essersi sottoposti ad una serie di domande, qualora riescano a indovinarne almeno tre, devono pescare dal pedigo zero posto al centro dello studio un foglio arrotolato e far crescere il loro montepremi. Il concorrente con la cifra più alta andrà al gioco finale, dove per vincere bisogna rispondere in modo sbagliato alle opzioni poste dal conduttore. Avanti un altro, Bonolis interrompe la trasmissione. La particolarità del programma, che ha decretato anche il suo successo, sta nell'intervallarsi tra un concorrente e l'altro di personaggi provenienti dal minimondo di Avanti un altro. Nelle prime stagioni questi uscivano casualmente da dietro le quinte per interagire con il concorrente. Da qualche stagione a questa parte, invece, questi sono presenti in studio sin dall'inizio ed è il concorrente stesso a scegliere con chi di loro giocare. Il quiz è stato presentato da Paolo Bonolis nelle prime due stagioni per poi avere Gerry Scotti e successivamente nuovamente Bonolis, che a partire dalla sesta stagione viene affiancato da Luca Laurenti, che nelle edizioni precedenti presenziava soltanto come musicista. In una delle ultime puntate del programma Paolo Bonolis si è trovato costretto a interrompere la corsa verso la vittoria di un concorrente di nome Roberto. Le sorti del concorrente L'uomo, che era arrivato al gioco finale con un montepremi di 160.000 euro, dopo aver giocato in modo quasi impeccabile sembra essere stato sopraffatto dall'ansia e si è mostrato molto confuso nel rispondere alle ultime domande del gioco. Per tranquillizzarlo e metterlo a suo agio il conduttore ha interrotto il gioco e gli stessi giudici del programma si sono esibiti in un simpatico siparietto per stemperare la tensione. Avanti un altro, Bonolis interrompe la trasmissione. Alla fine, Roberto non è riuscito a portare a casa il montepremi dato che oramai aveva la testa nel pallone e non è riuscito a rimanere concentrato come nella prima fase di gioco. Secondo alcune indiscrezioni, Avanti un altro nella prossima stagione televisiva potrebbe essere sostituito da un nuovo game show per via degli ascolti non soddisfacenti rispetto agli altri anni. Staremo a vedere se queste voci rimarranno tali o se verranno confermate. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.